trasformarsi in Gesù per essere strumento di salvezza degli altri. È questa la carità alla quale il Signore ci chiama. Padre Pio invita Anita Rodote: non dimenticare mai il divino esemplare, cioè Gesù. Figurati di vedere una certa amabile maestà nella di lui presenza, una certa piacevole autorità nel parlare, un certo gradevole contegno nell'andare, nel rimirare, nel parlare, nel conversare, una certa dolce serenità del volto. Immaginati quell'aria di volto così composto, così soave, con cui si traeva dietro le turbe, le cavava fuori dalle città e dai castelli, conducendole ai monti, alle foreste, alle solitudini e ai luoghi del mare. Ed esse si dimenticavano del cibo, della bevanda e dei lavori domestici. Sì, miriamo di copiare in noi per quanto è possibile azioni sì modeste. Sforziamoci di farci imitatori di Lui, perché anche noi possiamo guidare i fratelli verso l'eternità della Gerusalemme.